perché Sanremo è Sanremo. Buongiorno, siamo davanti a Casa Sanremo, oggi è il 5 febbraio 2024, domani inizierà ufficialmente il Festival della Canzone Italiana. Stiamo realizzando questi nostri contributi oggi qui in giro per la città per poi ovviamente entrare nel vivo già dalla giornata di domani. Tony Lambretta, camionista Maranza, ciao Tony. Grazie, ma effettivamente io sono un portatore sano di figaggine, perché sono appunto, guarda che look, sono molto accessoriato, super acculturato, cioè è chiaro che sono un portatore sano di bellezza, perché la bellezza è importante nella vita, non basta solo mettere il cervello, bisogna avere la bellezza, ragazzi, è quello che vi devo dire io, comunque studiate, perché la bellezza per voi passa, per me no, però per voi passa. Tu ti sei laureato tra l'altro. Certo, sono laureato, mi ho laureato alla FECO online e effettivamente ragazzi oggi tutti basta essere famosi per laurearsi alla FECO, no? Per esempio Valentino Rossi si è laureato alla FECO grazie alla moto. Altri artisti, giocatori, per esempio Ronaldo si è laureato alla FECO grazie al pallone. Poi abbiamo anche gli attori, no? Per esempio non così. No, ho capito cosa vuoi dire, lascia stare, è meglio evitare. Senti, tra l'altro so che tu prossimamente andrai anche a Zelig. Sì, effettivamente il 18 di febbraio sarò a Zelig per fare un mio spettacolo, perché sono anche un Maranza cantante, e porterò anche uno show comico, no? Perché faremo uno spettacolo a Zelig Open Mic. Senti, ma cantaci, facci sentire qualcosa, so che tu sei stato scartato per pochissimo da Amadeus. Sì, effettivamente direi che tra Amadeus mi ha scartato per niente, perché c'è la canzone mia Maranza che potete ascoltare anche su YouTube, su Spotify, ma su tutti i canali digitali, si chiama Tony Lambretta. Io da sempre sono stato un Maranza sfegatato, andatelo a sentire perché spacca, ragazzi. Allora, Tony Lambretta, uno dei personaggi che gravitano qui intorno al Festival di Sanremo. Grazie, Tony. Ma non sono ancora gravido, però si manca poco. Che gravitano. Gravitano, vai. Hai studiato pure tu alla sera? Alle campus. Ah, bello. Cos'è? È un'altra online, una delle tante. Anche là bisogna essere famosi per laureare. Sì, però io non sono Rocco Siffredi, te lo posso garantire. Però vabbè, dai. Ciao, grazie. Ciao Tony, grazie. Continuiamo i contributi qui da Sanremo, siamo di fronte a Casa Sanremo, di fronte al Palafiori. Abbiamo un cantautore umbro, di Terni per la precisione, si chiama Cristian, il Prato, Paco Fiorito. Ciao Cristian. Un sacco di nomi. Tra l'altro hai il Prato come la maglia. Vorrei dire che l'ho fatto apposta, ma non è vero, dunque non ve lo dirò. Mancano i fiori. Allora Cristian, parlami un po' di te e il tuo cantautorato, come nasce, da quanto tempo fai musica e che genere di musica fai? Perfetto, allora io faccio musica da quanto a circa 15 anni, faccio il musicista di professione, l'arrangiatore, compositore. E dopo l'incontro con Giuseppe Anastasi, l'autore dei più famosi brani di Arisa come La Notte eccetera, io suono nella sua band, mi è venuta questa passione per la scrittura, ho cominciato a scrivere per altri, c'è un brano che ho scritto insieme a Giuseppe, l'ultimo album di Arisa romantica, si chiama Licanza, e man mano che ho cominciato a scrivere per altri, ho sentito l'esigenza artistica di scrivere anche per me, perché non mi piace molto essere legato ai dettami del mercato musicale, e le idee che avevo non potevano essere proposte al mercato, per quello ce le faccio io. Ecco Cristian, ma l'ultimo brano come si intitola? L'ultimo brano che è stato pubblicato si chiama Nello Spazio e quello che verrà pubblicato fra circa un mese e mezzo si chiamerà Chanel numero 5. Ma avrà anche un supporto vinile, un supporto fisico oppure solo virtuale sulle varie piattaforme? Hai detto la parola magica, perché io non credo nella musica liquida, la detesto, perché è una svendita della propria arte. Non perché sia migliore delle altre, ma se ci tieni devi dargli anche una forma.
comunque cercherò di formalizzare ogni 6 brani circa quello che scrivo in maniera. Perfetto, allora salutiamo Cristian, salutiamo il Prato Fiorito, dacci i tuoi contatti social. Il Prato Official su Instagram, e se cercate ad esempio il Prato nello spazio su Spotify o su YouTube mi trovate e poi trovate incatenati tutti gli altri brani che ho pubblicato. E da lì si apre un mondo. Ciao, grazie! Grazie a voi, ciao! Continuiamo la nostra carrellata qui dal Palafiori di Sanremo in occasione della giornata che precede l'inaugurazione ufficiale del 74esimo Festival della Canzone Italiana. Abbiamo la nostra graditissima ospite, una grandissima artista, pluripremiata, innumerevoli volte premiata, riceverà un premio importantissimo anche questo pomeriggio, la grande Terra Zambrea, ovviamente per la volta all'Anda Vizio Giuppè. E tu presentiamo e parlaci di te, di questa tua presenza a Sanremo, quali aspettative hai, come pensi di organizzarti in questi giorni, soprattutto in vista della premiazione di oggi pomeriggio. Allora, oggi è una grandissima giornata, sono molto emozionata con questo premio. E dicevo un premio qua a Sanremo, insomma è un grande traguardo, no? Niente, io ti conosco da tanti anni e mi hai seguito un po' i miei eventi. La tua evoluzione da molti punti di vista, per essere una bravissima attrice, eccetera, anche da qualche anno inaugurato il tuo brand di Tamora. Infatti oggi ho portato anche la mia borsa, diciamo, Queen Mary, Queen Mary lì, e insomma è una cosa nuova. Presentare qua a Sanremo, perché dato che è un'occasione della musica, moda, arte e bellezza, allora diciamo che è una gran occasione anche per me. Sì, l'evento di Lizza, come la tradizione ogni anno, sarà articolato in diverse fasi, in cui si alterneranno moda, bellezza, musica, gastronomia, perché ci sarà anche la cena di gala questa sera a conclusione dell'evento. E poi tra l'altro è stata la Sanremo questa week, che è organizzata durante le settimane. E niente, tra l'altro avuto l'onore e il piacere di essere associato con il nostro stile di presentare il piano di Camogia di Calà, tanto presentarti per la prima volta ufficialmente la parola. Il tuo nuovo brand e la tua prima collezione. Certo, sì, è stato anche molto bello perché diciamo nel locale di un grande personaggio, simpaticissimo. Ciao Jerry. Grande amico comune, sì. Anche voi non siete l'origine. Il piatto di Nicolo Mirato è oggi qua a Sanremo spero che mi divertirò con le mie modelle, infatti c'è anche una qua, e quindi la faccio da lei perché la rappresenta anche la parte. Sì, poi metterà un mio abito, diciamo d'autore, con un quadro che ho stampato. Sì, per una particolarità delle tue collezioni, i tuoi abiti, i tuoi abiti, i tuoi abiti, sì, abiti, sì. Originalissima questa. Certo, questa sì, infatti ho pensato, magari a volte non posso portare dietro i miei guai perché sono grandissimi. Gli abiti così fa proprio la figura della mia. Poi visto una sinergia creativa tra il fatto che tu hai promosso delle carte e i tuoi abiti, sì. I tuoi abiti attraverso è vero, sì, infatti è una cosa nuova, diciamo, e sono molto contenta perché anche diciamo, gli italiani apprezzano la mia arte, la mia moda, e niente, con l'occasione ringrazio tutti voi italiani. Beh, tu sei italiana di fatto ormai. Indiscutibilmente, sì. Ormai vaccinata. Per chi non ti conoscesse, diciamo che sei di origine vietnamita, anche se ormai parli con un lieve accento bresciano, parli anche bresciano, sì. Anche il dialetto. Infatti, saluto gli amici bresciani che sono simpaticissimi e grazie a te per questa intervista e buon divertimento. Buon divertimento anche a te, poi ci incroceremo durante la settimana in altre occasioni. Dopo Sanremo da tutto il mondo. Poi perché Sanremo è Sanremo. Sanremo è Sanremo, che la pubblicità della RAI ufficialmente dice Sanremo che faremo, sanno che già stanno facendo. Facendo. Lo sanno dal futuro, credo, certo. Dall'attualità. Grazie.
grazie a te. Grazie. Sanremo e Sanremo.